Si chiama Lillo, all'anagrafe Pasquale. Faceva una vita normale fino a 3 anni fa. Poi un arresto cardiaco e l'esistenza che cambia per sempre. Si ritrova in stato vegetativo. Un unico barlume di speranza, speciali cure, in una clinica svizzera a Valence. Ma ci vogliono fondi. Tanti soldi che i genitori cercano di raccogliere grazie alla solidarietà del prossimo. L'eco della storia di Lillo è rimbalzata anche a Monteprandone, dove è stato organizzato il match di solidarietà SAMB contro SAMB Vecchie Glorie, un'iniziativa voluta da diverse associazioni del territorio. Il 10 agosto 2010 presso il campo sportivo comunale Nicolai di Centobuchi di Monteprandone si terrà la partita del cuore in favore di Lillo, un ragazzo di 31 anni che purtroppo a seguito di un arresto cardiaco si trova nello stato di coma vegetativo in maniera ininterrotta. È un'iniziativa che è stata presa da alcuni amici più intimi che hanno dato vita ad un comitato, il Comitato del Cuore, che ha incontrato la solidarietà di alcuni comitati d'associazioni del territorio, quali ad esempio il Rompibolle, il Comitato La Nostra Città e addirittura il patrocinio del Comune di Monteprandone. I fondi che verranno raccolti verranno interamente devoluti per delle cure che deve sostenere questo ragazzo che allo stato attuale si trova in una clinica a Valence in Svizzera. Il costo del biglietto è di 5 euro e può essere acquistato negli stabilimenti balneari e nei bar della Riviera delle Palme. È l'appello rivolto da parte di tutti quanti noi a partecipare a questo evento, è un evento sportivo dove parteciperanno appunto la SAMB Calcio nonché la SAMB Vecchie Glorie. È un momento per stare insieme, per condividere, per aprire il cuore e per aprirsi alla solidarietà. La solidarietà nei confronti di un ragazzo giovane che merita di tornare a sorridere, che merita di tornare a vivere come noi. Grazie. Non parlare.